Buongiorno a tutti, sono Andrea Tumorini della Locanda delle Logge, l'altra parte della Locanda delle Logge, di là c'è mamma. Abbiamo presentato tre ricette facili da eseguire. La prima sono dei pomodori quasi essiccati, cotti al forno, sui 90-95 gradi. Io ho il mio forno, che non, quello di casa, che non vale nulla, e quindi è indicativa la temperatura. Poi c'è un petto di pollo rapido da preparare e l'amatriciana, che tutti voi conoscete, la ricetta tradizionale. Per eventuali domande sono online insieme a voi, quindi posso rispondere, oppure potrete rivedere le ricette sui nostri social senza problemi. Ci sono anche le ricette e niente, quindi buon proseguimento. Vi ricordo che comunque sia, anche la settimana prossima saremo presenti con altre ricette. Faremo sicuramente la carbonara, la nostra carbonara, uno spezzatino di vitellone e molto probabilmente una faraona con il tartufo. Vediamo cosa si può fare. Grazie a tutti e buon divertimento. Questa è la prima ricetta, sono dei pomodori, si taglia con le forbici, sono dei pomodori sono cotti al forno, tipo essiccati con pizza una via di mezzo, li potete utilizzare in varie ricette. Quindi abbiamo bisogno di pomodoro grappolo o pendolino o San Marzano, quello che preferite, dell'aglio, sale e zucchero, pan grattato, che utilizzeremo a parte, e erbe aromatiche, quindi io ce n'ho parecchie, però quelle che ci avete: rosmarino, salvia, timo al limone, timo, Santoreggia e alloro. Quindi andiamo a tagliare i pomodori, molto semplice, tagliamo in quattro così, e poi li andiamo ad incidere in questa maniera. Facciamo così, almeno il condimento entra bene dentro e l'acqua può uscire. In teoria, se uno facesse il pomodoro confitto, andrebbe tolta tutta questa parte qua. La lasciamo perché a me piace. E poi ci servirà anche poi in cottura. Se non avete un coltello che è affilato come questo, ci vorrà un po' più di tempo, insomma. Tagliamo l'aglio a fette. Poi l'aglio scegliete voi, o non lo mettete o ne mettete di più, è una scelta personale. I pomodori, quindi li mettiamo già sulla teglia, andiamo su tutti il sale. Lo zucchero. Adesso andremo a condire i pomodori. Non abbiate paura per l'olio, che tanto lo recuperiamo tutto. Quindi va abbondante olio. E poi li mettiamo in fila. Tanto l'aglio lo possiamo già mettere all'interno. Adesso vi faccio vedere perché l'olio non c'è problema. Abbondanza, perché utilizzeremo anche l'olio che sta lì all'interno, lo utilizzeremo tutto in questa maniera qua, in modo che non sprechiamo né olio né condimento, insomma. Ci dovremo fare tutti i pomodori così. Abbiamo utilizzato tutto il condimento del piatto, l'abbiamo ridato anche sopra il pomodoro. Andiamo a mettere le erbe aromatiche, questo è il rosmarino, questo è il timo limone. Aggiungete proprio in grandi quantità, non abbiate paura. Questa è la Santoreggia. Loro
Prepareremo le erbe aromatiche per il pangrattato. Il pangrattato lo cuociamo a parte in modo che a chi piacciono i pomodori al naturale mangia al naturale. Chi li vuole mangiare invece col pangrattato si aggiunge dopo come se fosse già cotto. Tagliamo le erbe aromatiche. Facciamo prima l'alloro, un po' di alloro, strisce a strisce. Ci mettiamo anche il rosmarino, tutte le foglie dure, diciamo, il rosmarino e la salvia. Ora, io non avevo il prezzemolo, però sarebbe stato da aggiungere anche il prezzemolo. Questa è la santoreggia, il timo serpillo, tutto insieme così. Sminuzziamo proprio bene. Adesso andiamo a tostare il pangrattato. Lo tostiamo fino a che non diventa, diciamo, colorato, insomma, un po' scottato. Bisogna stare all'inizio non tanto, ma quando la padella ormai calda bisogna stare sempre più presenti perché è 1 minuto e mezzo, ma si rischia di bruciarlo. E adesso così va avanti la cottura. Ogni tanto lo rigirate. Questa è una semplice padella d'acciaio o anche d'alluminio, va bene. Allora, nel frattempo mettiamo dentro i pomodori. Il forno l'abbiamo già preriscaldato a quasi 100 gradi. Allora, se avete tempo, potete stare sotto i 70, cioè sui 70 gradi, ci vorranno diverse ore. Ovvio che più il forno è a bassa temperatura, meno consuma, quindi anche se ci vogliono 10 ore, consumate meno che un'ora a 180 gradi. E niente. Se volete fare più in fretta, mettetelo sui 100 gradi, 90 gradi, sì. Ci vorrà meno tempo, un'oretta, un paio d'ore. Adesso lo vedremo insieme. Intanto, nel frattempo, continuiamo a tostare il pane. Fiamma è medio-alta, stiamo dietro. Qui ci vorranno un minuto e mezzo. Comincia a tostare quando sentite che cambia proprio il rumore. Sentite? Sembra quasi delle monetine o il sacco della tombola. E già comincia a cambiare colore, comincia a diventare più marrone scuro. Qui adesso abbassate un po' la temperatura, qui è in questo momento che dovete seguirlo. Scegliete voi quanto tostarlo, se più o meno. Più lo tostate, più amaro, ovviamente. Diciamo che così può bastare, ormai comincia a cambiare velocemente colore e spegniamo. In questo momento aggiungeremo le erbe aromatiche, così si cuociono un po' e danno sapore. E aspettiamo un pochettino che si abbassi la temperatura, aggiungiamo pepe e noce moscata per evitare che si bruci tutto. Questa fiamma spenta, eh? Un po' di noce moscata e un po' di pepe, anche qui a preferenze, senza esagerare oppure esagerate, il palato è vostro. Prendete in mano il pangrattato, quando non vi scotta più vuol dire che siamo scesi a una temperatura dei 50-60 gradi. Aggiungete olio d'oliva e mescolate, abbondante olio d'oliva e mescolate. Mescolate e schiacciate. Poi a questo pangrattato andremo ad aggiungere il liquido che si forma dal pomodoro, che è bello aromatizzato, così diventa bello umido e perfetto, come fosse il pangrattato che sta sopra i pomodori al forno. Nella cottura dei pomodori mettete una carta stagnola per tenere aperto il forno in modo che il vapore nella cottura esca e basta. Allora, per la seconda ricetta faremo un petto di pollo semplice, tanto tutti quanti a casa fate il petto di pollo, però lo facciamo un po' più gustoso. Quindi utilizzeremo per condimento un burro alla maître d'hôtel. Questo è tutta colpa di Margherita perché un giorno mi ha fatto del MasterChef e facevano vedere sto burro alla maître d'hôtel. Mi ha ricordato quando facevo il burro pure io, che è facile farlo, basta solo prendere la panna, farla girarla, insomma, fino a che non impazzisce, e da lì si ricava il burro, fondamentalmente quello fatto a casa. Quindi questo è un burro che ormai ha una temperatura di 15 gradi, 15-20 gradi. Questo va impastato adesso, va reso proprio una pomata, impastato proprio, magari anche con una frusta, piano piano, bisogna perderci un po' di tempo. Allora, vedete com'è venuto bello spumoso, saranno voluti un paio di minuti. Ora a questo punto
aggiungiamo, questi erano 200 grammi di burro, aggiungiamo mezzo limone, anche meno, dipende come lo volete, a me piace bello acido, quindi mescoliamo, aggiungiamo anche un po' di sale. E fai così. Paio di giri di pepe, La facciamo cucchiaia. amalgamare un pochettino, poi dopo andiamo ad La aggiungere le erbe aromatiche che le tagliamo al momento in modo che non perdano i loro profumi, poi andiamo dentro e continuiamo ad amalgamare. Il limone, il mezzo limone in 2-3 volte, controllate di sale e di pepe se va bene e poi aggiungete le erbe, queste qui sono le erbe triturate. Proprio un attimo prima di metterle all'interno, sono Santoreggia, Timo. Poi mettiamo il burro su questa è una pellicola. Ecco qua, trasferiamo tutto. Diamo una forma un po' allungata e poi dopo lo andremo a chiudere a caramella. Basta chiuderlo così. Altra maniera, poi lo si arrotola cercando di dargli una forma cilindrica, non troppo spesso perché poi quando andremo a tagliare la fetta sarà perfetta. Ecco, di questa grandezza qua. Poi questo va in frisco, in frigo, un'oretta e si indurisce e lo utilizzeremo sopra il nostro petto di pollo che andremo a fare adesso. Cottura, qui c'è la carta stagnola per tenere aperto il forno. Dopo circa un'ora, questa è la situazione. Siamo quasi a metà circa. Vedete adesso questa acquetta che si è formata? Con un cucchiaio la andiamo a versare sopra ogni pomodoro, inclinando un po' la teglia. Lo facciamo, basta anche solo una volta, così ha preso il sapore delle erbe aromatiche e dell'aglio. Poi questa stessa acquetta la andremo a versare sul pan grattato precedentemente tostato fino a che non diventerà bello umido e quello sarà il nostro pan grattato. Azione molto semplice, iridiamo l'acqua che hanno perso con tutti i sapori, con il sale e gli aromi, passiamo uno a uno i pomodori e poi li rimettiamo in forno e prendiamo in prestito quest'acqua, la verseremo qui dentro, così, ci regoliamo, non dobbiamo esagerare. E ritorniamo in frigo con la stagnola aperta in modo che con la stagnola che lascia il forno aperto in modo che l'acqua esca e così comincino a seccarsi davvero. Questa è l'acqua che abbiamo messo dentro, ne servirà ancora un po', quindi tra un pochetto andremo a riaprire il forno, prenderemo tutta l'acqua che resta, la metteremo qua in modo che il pomodoro si secchi benissimo. Dopo un paio d'ore, manca ancora una mezz'oretta, un'ora. La temperatura io l'ho messa sui 90-95 gradi circa. Il forno mio non è quello, diciamo, analogico, dico digitale, non c'ha la temperatura impostata. Ridiamo ancora un po' d'olio che è bello saporito sopra ogni pomodoro e togliamo tutto l'aglio che già vedete ha preso un bel colore dorato. Lo togliamo perché ormai ha fatto il suo lavoro. Dopo rischia di dare un sapore troppo forte. Un'altra mezz'oretta e sono pronti. Io l'ho cotto in 90-95 gradi circa. Se avete il forno ventilato, ancora meglio perché ve li asciuga prima. Il burro alla maître si è indurito. Le erbe aromatiche, prima il video era tagliato, ci sono Santoreggia, salvia, un po' di alloro, rosmarino e il dragoncello che gli dà un sapore particolare. Se non avete il dragoncello potete mettere il prezzemolo, quello che volete, le erbe aromatiche che amate. E quindi chiudiamo la ricetta con il petto di pollo, farina di tipo zero, cioè più sapore, più salutare,
soia, se ce l'avete bene, se no non è importante, vino bianco, limone e ancora erbe aromatiche. E servirà anche dell'olio o del burro. Siamo nella padella, abbiamo acceso a fuoco basso burro, un po' di burro, una noce di burro e olio d'oliva. Facciamo scaldare la padella piano piano. Intanto possiamo impanare petto di pollo. Lo impaniamo bene, così. E lo mettiamo e impaniamo tutto. Fate questi lavori, utilizzate sempre solo una mano, così una è sporca e l'altra pulita. Io in quella pulita ci tengo il cellulare. Ora, come vedete, il fuoco è veramente basso. Questo perché per mandare in temperatura la padella partiamo sempre da fuoco basso, adesso che abbiamo tempo a casa, perché almeno spendete meno gas, inquinate di meno sostanzialmente e ci guadagna anche il portafoglio. Bene, qui adesso purtroppo c'è una mano sola e utilizzo quella sporca. Allora, mettiamo un aglio, abbiamo alzato la fiamma, prima il video si era interrotto, abbiamo alzato la fiamma adesso perché la padella è bella calda. Facciamo cuocere un pochettino l'aglio. Quando è arrivata bella a temperatura, lo vedrete perché l'aglio sfriggerà parecchio. Andremo con la carne. Manca ancora un pochettino, ma forziamo un po' la mano perché Alessandro ce la fa. Quindi andiamo con il petto di pollo, lo facciamo rosolare da entrambi i lati. Saliamo già subito. Aggiungere il sale all'inizio aiuta a fare la crosticina alla carne. Andiamo subito in cottura anche con le erbe aromatiche che avevo detto prima: timo, timo limonato, alloro, rosmarino. Controlliamo sotto che ancora non è ora. Un minuto circa, adesso vediamo sotto comincia a prendere un po' di colore, intanto lo giriamo, adesso voi non sentite ma la superficie è abbastanza durezza, dopo la rigiriamo un'ultima volta, tanto prende sapore con le erbe aromatiche, ancora un po' di sale, dividiamola quest'altro verso, e dopo qualche secondo, adesso facciamo un attimo riprendere l'olio, un pezzo d'aglio l'ho tolto, togliamo anche l'altro, dopo lo rimettiamo dopo, non è un problema. Se vi piace di più il sapore lo potete lasciare. Adesso io non avevo il vino bianco, sono il prosecco, ma è la stessa cosa, anzi dopo mi faccio anche uno spritz. Sfumiamo leggermente, ecco qua, sarà un mezzo bicchiere di vino circa. Lasciamo assorbire tutto l'alcol e tutto il vino. Vedete, giriamo un pochettino, facciamo così in modo che la farina vada a fare quella salsetta che ci piace tanto. Ecco, facciamo assorbire tutto il vino in modo che va via proprio il sapore del vino, cioè resta ma va via l'acidità. Dopo tanto l'acidità ce la darà il limone. Quando il vino andrà via del tutto, aggiungeremo un po' d'acqua, chiudiamo e andiamo a finire la cottura. Qui ho già l'acqua calda perché per la matriciana che verrà successivamente. Adesso, come vedete, il vino è stato tutto riassorbito. Andiamo a completare con un po' d'acqua, così. Abbassiamo la fiamma, proprio al minimo, vedete, e lasciamo cuocere dolcemente per qualche minuto, 3 minuti, non di più perché alla fine poi è cotto.
Allora, ecco, questo è il pezzo di pollo che ha riposato. A questo punto andiamo con il limone. Questo è un mezzo limone, ce l'ho messo quasi tutto. E fa sta bella salsetta fantastica. Ecco qua. Questo è il burro che abbiamo fatto prima, glielo mettiamo sopra così. Non va in cottura questo burro qua, perché sennò perdete tutta la fatica che avete fatto. Glielo mettete sopra così. Nel giro di... Ne mettiamo un altro, male non fa. Ecco qua. Lo coprite con il suo coperchio. Questo intanto scioglie. Col calore scioglierà. Farà la cremina e viene fuori una cosa spettacolare. Che poi alla fine è un petto di pollo semplice, però Margherita e Alessandro gradiscono moltissimo. 30 secondi così, si scioglie, si ammorbidisce il burro, lo servite e sarà tenerissimo. E questo, volendolo, vi dura qualche giorno in frigo, lo potete utilizzare con qualsiasi cosa fate al forno, e insaporirà. Oppure lo congelate, lo fate a pezzettini, lo congelate, alla bisogna lo utilizzate. Con le cipolle al forno. Vedete com'è morbido. Questa è proprio è una goduria. Questa ricetta invece è l'amatriciana, piatto storico tradizionale. Questo è un guanciale, va bello pulito sia dalla parte sopra che la cotica e la parte sotto. Non ci deve essere il giallo. Ovviamente se avete un coltello che taglia bene è molto meglio. Facciamo una fetta abbastanza spessa, sarà 3 mm circa. Me ne frego. Ora, il quantitativo di guanciale che utilizzerete spetta a voi, ecco. Noi siamo in 2,5, quindi faccio 3 fette belle spesse così, perché è bello proprio masticare il guanciale, saranno 70 grammi circa, 80. Qua facciamo un'altra, che male non fa. Ecco qua. E poi lo tagliamo in maniera Amo. né grande né piccola. Da notare che ho le ciabatte perché sto in casa, perché siamo a casa in quarantena, giusto sia così. Facciamo dei cubetti. Ora, io ho un coltello che taglia molto, eh. Se volete faccio anche l'arrotino, 2,50 euro a coltello. Vi durerà un mese e mezzo comodo e taglierà in maniera perfetta. Allora, Andrea, intrattieni. ecco qua, abbiamo tagliato il guanciale, grossolano, ma stiamo al ristorante quindi va bene così. Questo è pronto, lo mettiamo in una padella d'acciaio, ma va bene un'antiaderente, quella che volete insomma. Allora, non mettete niente che tanto il guanciale ha il suo grasso che lo protegge, quindi accendiamo, mettiamo anche qui a fuoco medio basso e lo lasciamo sgrassare. Dopodiché sarà pronto, toglieremo il guanciale, lo terremo in caldo e metteremo il pomodoro. Ora, noi ci abbiamo la passata di pomodoro perché Alessandro gli piace, non gli piacciono i pezzettoni, ma ci andrebbero i pelati. Ora usate quello che volete, tanto non verrà l'ispettore tombale di fuochi fatti della matriciana con la mannaia vi sega la mano, cioè mettete quello che volete, se voi, vi ci piace la cipolla, mettete quello che volete. Ripeto, ognuno a casa fa quel che vuole. La ricetta originale dice guanciale, pomodoro, pecorino, questo qui è un pecorino semistagionato fantastico, quindi anche lì più è stagionato meno mettetene perché sennò sa troppo di pecorino. Però come al solito, se volete mettere mezzo chilo di pecorino, mettete. Se volete aggiungere peperoncino, pepe, fate come se stesse a casa vostra. L'acqua bolle, aspettiamo un pochettino che sia cotto il guanciale, poi toglieremo il guanciale come ho detto, aggiungeremo il pomodoro, faremo cuocere il pomodoro, pasta giù e poi mangiare.
Abbiamo tolto tutto il guanciale, aggiungiamo il pomodoro. Ora ci andrebbe anche una sfumata di vino, sarebbe andata prima di mettere il pomodoro e fatto riassorbire come nel caso del petto di pollo. Noi la facciamo così, la ricetta proprio quella classica classica. Adesso facciamo cuocere il pomodoro, io il grasso l'ho lasciato tutto perché a casa nostra non ce fa un baffo. Ancora un po' di pomodoro, su mezzo chilo di pasta 400 grammi di pomodoro. Tiè, adesso uno fa occhio, anche lì se la volete più sugosa mettetene. Ora noi vi ho fatto fare anche i pomodori perché volendo possiamo utilizzare anche, ecco ormai sono arrivati a temperatura i pomodori. Guardate come sono belli, fantastici. Volendo potete utilizzare questi qui a pezzettoni dentro, cioè sono aromatizzati, c'è l'aglio, ci sono delle erbe aromatiche, chi se ne frega, se invece piace ce le mettete, no? Cioè, adesso quelli che vorranno criticare questa mossa, criticate, a noi altri non ce ne frega niente. Allora, questo è il pomodoro che è uscito adesso dal forno, sono passate praticamente quasi 3 ore. Allora, questo è il grado di umidità che c'ha, vedete? È secco, non è secco, è confitto, non è confitto. Confitto sarebbe cotto proprio nell'olio. Qui abbiamo fatto questo pan grattato che abbiamo fatto prima. Allora, questo lo potete utilizzare così, oppure se vi piace proprio con il pan grattato. Il pan grattato cotto che abbiamo fatto prima, glielo mettiamo sopra così, e poi... ce lo mangiamo. Se volete questo qui potete farlo cuocere ancora di più, potete proprio fare essiccare tipo pomodoro secco. Conservazione in frigo, sott'olio anche all'aperto, tanto non arriverà lontano perché ve lo mangerete rapidamente. O potete utilizzarlo anche per farci la pasta, questo è già pronto all'uso, lo tagliate, mettete nella pasta, pomodoro, come volete, sulla pizza, fantastico. Allora, scoliamo la pasta. Al tempo stesso con l'acqua calda pulisco il tagliere, così come adesso. A parte ci siamo tenuti un po' d'acqua di cottura, perché se dovesse servire la aggiungiamo. Io addirittura non l'ho salato il pomodoro perché l'ho assaggiato con il guanciale che ha cotto, è perfetto di sale. E soprattutto perché il pecorino comunque sia darà... anche quello era sapidità. Adesso il pecorino, la cosa più importante, non aggiungiamo adesso, mescoliamo la pasta, facciamo scendere la temperatura abbastanza, perché il pecorino, qualsiasi formaggio, oltre i 72 gradi circa, cambia struttura, cambia sapore. Quindi noi vogliamo proprio che resti il sapore perfetto, quindi adesso è ancora bollente, no? Così è perfetto anche di liquido, però tra un pochetto stringerà un pochettino, quindi aggiungiamo, adesso è sceso di temperatura, aggiungiamo il pecorino e cominciamo a mantecare. Adesso se è un po' intostata, come si dice, allora aggiungiamo un po' d'acqua e aggiungiamo ancora un po' di pecorino. Sì, Ale, è pronto! Ecco, adesso il pecorino si sta sciogliendo e non si attaccherà sotto come vedrete voi quando lo cucinerete voi. Chiudiamo con ancora un po' d'acqua. Margherita intanto mangi nascosto i pomodori. Buoni, i pomodori. Non parla di niente buono. Guardate la cremina sotto, ecco qua, perfetto. Adesso, questo è così. Alla fine ci mettiamo sopra ancora un po' di pecorino che c'è. Io ci metto anche il peperoncino, potete capire l'odore. Ah, buon pranzo ragazzi, ci eravamo dimenticati di guanciale. Adesso sì, buon pranzo. A tavola, pronto Are, dai! A tavola! A tavola, sì!